Chico è stato rapito. Dal generale, quel lurido bastardo. Sapevo che prima o poi si sarebbe dimostrato per quello che realmente è. Per fortuna la fortuna ci arride e abbiamo alleati su cui contare. Sarà guerra. Questo strano aggeggio era tra le nostre provviste, dopo che sono state tutte rubate. Non ho idea di che cosa sia, però secondo me è importante. Sarà meglio non farlo vedere a nessuno per il momento. Lion, che stai facendo? Niente, Anna. C'erano delle cose che stavo sistemando. Ho lasciato un po' di provviste. E sai che ti dico? Questa casa potrebbe essere casa mia. E anche tua, se vuoi stare insieme a me. Ci sono due piani, insomma. Ognuno può avere i suoi spazi, no? E vedi, effettivamente ci stavo pensando anch'io. Stare insieme è il caso, è più qua dentro sicuro. Anche perché è troppo grande il posto. Non possiamo tenerlo tutto sott'occhio al momento. No, ma poi ci sono un sacco di infetti, vedi? Ho lasciato qua dentro un poco di armi, un poco di provviste, quello che sono riuscito a riportare dopo che ci hanno ribatto tutto quanto, insomma. Speriamo problema, solamente che nessun altro ci venga ad attaccare. Anche perché non lo so, ma non mi sento ancora al sicuro qui. Al momento non ci sono tanti infetti in giro. Questo è buono. Li abbiamo uccisi, ne abbiamo tolto di mezzo un po'. E non sembrano riuscire ad entrare di nuovo dalle inferriate. Quindi, porca miseria, sembra che questo posto sia buono, eh. Il problema è che non è degli infetti che ho paura ultimamente. Sì, ci sono molti banditi fuori. Però ne abbiamo portato dentro due. Se si comportano bene, adesso sono in prigione, ma se si comportano bene potrebbero diventare membri della nostra società. Potremmo rinascere. Cioè, ti stai fidando davvero così tanto di loro? Non lo so, Anna, forse mi sto rammollendo. Forse tutti i morti che abbiamo ammazzato mi hanno reso peggiore, mi hanno reso più stupido. Perché quando non vedo uno così, penso che sia un amico automaticamente. Invece purtroppo non è sempre vero, però finora ci è andata abbastanza bene, ti devo dire. Allora, Alex, tutto ok nelle inferriate? Guarda, Lion, io stavo proprio controllando questo. La situazione è un po' troppo calma, anzi, quasi troppo calma oggi. Effettivamente non arriva nessuno da un po'. Anche gli infetti sembrano non attaccare più come all'inizio. Non ti sembra strano a te? Forse sono impegnati da un'altra parte. Magari c'è qualcuno che sta facendo rumore e si sono spostati. Certo, è strano. Ma quindi dici che ci sono altri sopravvissuti in giro? Beh, c'è ancora l'accampamento del generale. Infatti è proprio lì che voglio provare ad andare, anche perché... Vuoi tornarci? Se vogliamo andare a cercare cosa c'è alle coordinate che abbiamo trovato, queste. Secondo me conviene passare da lì. Quindi già che ci siamo, a questo punto... Ma lo sai che tornare è pericoloso? Anche e soprattutto dopo come ce ne siamo andati? Ragazzi, ma non possiamo neanche evitare di passare in città. Dovremmo fare tutto il giro fuori. E fuori dalla città gli zombie sono ancora di più. E sono più arrabbiati perché hanno fame. Non trovano niente da mangiare, non trovano persone. Ma qual è il pericolo più grande, Lion? Gli zombie o il generale? Guarda, dal pericolo più grande non bisogna scappare. E se è il generale, prima o poi dovremo affrontarlo. E succeda quel che succede. Lion, però tu sei troppo coraggioso, eh. Lo so, potrebbe causare la mia morte un giorno, però potrebbe anche salvarci. Ascoltami, ti devo chiedere di stare di guardia durante questa notte, ok? Stai sopra la torre, mi raccomando, controlla bene. Non entrerà nessuno, tranquillo. Io voglio dare un'occhiata ai prigionieri prima di uscire. Poi mi accompagni. Lion, non farti fregare. No, tranquilla, li lascio lì dentro, non escono. Finché non mi dimostreranno di essere in grado di stare con noi, non escono. Aspettami qui, arrivo subito. Voglio parlarci perché non voglio che si sentano abbandonati. In fondo, se abbiamo deciso di accoglierli, è una nostra responsabilità fare in modo che prima o poi si facciano buoni. Ma levati da qua! È il mio! È il mio! Calmatevi! Porca miseria! Chi è arrivato? Chi è arrivato? Quello che ci promette le cose! Silenzio! Io vi ho dato una possibilità. Non dovete essere arrabbiati perché vi ho chiuso qua dentro. Vedetela dal punto di vista degli altri. Non posso lasciarvi fuori in giro. È normale, almeno no? Almeno qualcosa da mangiare, certo, ce lo potresti lasciare. Sì, ve l'ho portato, però dovete anche stare calmi. Anche un po' di privacy per piacere, perché non siamo abituati, non siamo bestie. Senti, allora, prima di tutto, per come vivevate, prima che io vi portassi qua dentro, siete più bestie che uomini, ok? E non ti offendere se te lo dico, ok? E poi, si fa quel che si può, non ho costruito io questa prigione. Tutto questo posto ce l'avete raccomandato voi, questo è. Non vi va bene? Andatela fuori, tornate dove eravate. Perci un tempo! Quanto? Un giorno? Due giorni? Per saperlo almeno! Vi darò una possibilità di mettervi in buona luce verso gli altri, ok? Presto. Uno, due giorni al massimo, ok? Va bene, dovrete comportarvi fare bene. Gioco. Sarà la vostra occasione di far vedere che non siete degli animali, che siete delle persone. Mi raccomando, sfruttatela bene. Adesso vi ho portato a mangiare, tieni.
un hamburger. Oh, grazie. Uno anche a te. Oh, grazie. Aspetta, mille. Aspetta, te lo passo bene. Non voglio trattarvi come bestie, non meritate questo. Due. Tieni, tieni, prendete. No, sì, sì. Il cibo al momento non ci manca. Fate in modo che io non mi penta di quello che vi sto dando. Ok? Mi raccomando. Non ti pentirai, quello. Non ti pentirai. Il vostro modo di fare, vi giuro, non è per niente rassicurante, però farò finta di niente. Tornerò presto con delle cose da fare. Ok, voi iniziate a prepararvi, riposatevi. Certo. Due giorni, al massimo. Due giorni al massimo, probabilmente anche di meno. Porca miseria. Oh sì, grande. Le vostre armi sono qua fuori, non ve le tocca nessuno, ok? Tranquilli. Non le tocca nessuno, Rapino. Oh, porca miseria, forse ho sbagliato davvero, ma io ho tutte le migliori intenzioni, non voglio vivere da solo. Altrimenti tanto vale morire, no? Allora? Andiamo. Non lo so, mi sembrano in gamba, però sono fuori di testa, è normale del resto, no? Cioè, in un posto del genere come fai a rimanere sano di mente? Io capisco che la situazione effettivamente ti possa piegare la mente, però loro sono veramente instabili. Lo so, ridono, a volte ridono così a caso. Io gli dico una cosa seria e loro ridono. Che inquietanti! Lo so. Senti, adesso concentriamoci però, dobbiamo arrivare... Va bene. ...fino al campo del generale, anche perché io non ho detto niente a nessuno. Però, oddio, Anna, occhio, Lion, ce ne sono molti. Stanno arrivando, ma che succede all'improvviso? Non lo so, è come se li avessimo attirati noi uscendo dalle mura dell'accampamento. Pare che qua fuori ce ne siano sempre tanti. Comunque, ti dicevo, non ho detto niente prima. Però, credo che Chico... Te lo ricordi, Chico? L'avevamo incontrato. Certamente che me lo ricordo. Non si è visto da un po', io ho l'impressione. Aspetta qua. Lo hanno catturato, pensi? Potrebbe essere stato preso dal generale o qualcuna delle guardie, quindi... Vale la pena dare un'occhiata, insomma, non voglio rischiare, però... Guarda lì. Le guardie del generale. Guarda che roba! Guarda che... Ecco perché... Aspetta, Lion, però non è normale. No. Normalmente le guardie stanno sempre all'accampamento. Sì. Non è che per caso le ha mandate a cercarci? Non credo. Io credo più che sia successo qualcosa dentro le mura dell'accampamento del generale. E che quindi magari tutti siano dovuti scappare. Perché non è più sicuro. Del resto la maggior parte delle guardie erano già scappate da un pezzo. Quindi è ovvio che la situazione sia così grave anche lì. Secondo me è andato tutto a rotoli anche lì dentro. Guarda che schifo questo ha mangiato. Porca miseria. L'hai visto, Anna. Che schifo. Mio Dio. Mio Dio, sono orribili, veramente. Non è che per caso questo tracollo è colpa nostra? In fondo gli abbiamo portato via tutto quello che avevano. Beh, ricordati che se lo sono ripreso però. O almeno qualcuno se lo è ripreso. Io pensavo a quel piadina, non mi dovevo fidare di lui però. Potrebbe anche essere qualcun altro. Se in combutta con il generale, comunque quella roba sarà andata a finire nelle tasche del generale. Ehi, aspetta. Aspetta un attimo però, aspetta un attimo. Quello è il campo del generale, ma... Questa grotta qui nella parete rocciosa non c'era prima, È una cosa nuova, è stata scavata di recente questa. Aspetta un po'. Secondo me conviene darci un'occhiata dentro, Anna. Finiamo di uccidere questi che ci hanno seguito e proviamo ad entrare. Vai, non ti preoccupare, ti copro le spalle. Ci sono guardie, queste sono le guardie del generale, Sono tutte morte. E guarda anche dentro, altre guardie e altri infetti, morti anche ma loro. Ma cos'è? Non lo so, però... Questa cosa mi insospettisce abbastanza. Potrebbe un bunker. Potrebbe essere un bunker. Cavolo, ed è stato qui per tutto questo tempo? E non l'abbiamo mai visto? Magari l'entrata era coperta dalla pietra, dalle foglie. Vieni. Magari qualcuno ne è uscito da dentro. Vieni un po'. Porca zozza. Beh, se anche era un bunker, non è che si sia dimostrato che molto disastro. Funzionante, Qua sono entrati. E gli magari soldati, il generale guarda. Ne ha scoperto l'esistenza e hanno assaltato tutti quelli che ci vivevano dentro. Anna, giudicare dai soldati, secondo me, questo non è che è stato scoperto dal generale, questo era del generale. Questo è suo, sono le sue truppe, sono vestite così. Ecco dove se ne spariva ecco, ogni volta. Oddio, è lì. Anna, è lì, il generale, porca miseria, brutto, schifoso, infame! Mi vedi? Mi riconosci, Sì, certo che ti riconosco. Come va la vita là fuori, Troppo difficile per una mammoletta come te, vero? Non mi sarei dovuto fidare, non ti avrei dovuto far entrare. E infatti ti sei dimostrato per quello che sei, un ladruncolo schifoso. Adesso esci da qui, non c'è niente qui per te, non c'è più niente per voi. Hai visto, Anna? Lion, già è tanto che non ci ha sparato addosso.
Sì, ma diceva che non c'è più niente. Vuol dire che prima qui c'era qualcosa per noi. Questo era un posto ricco, era un bunker vero e proprio. Probabilmente qua dentro c'era roba per sopravvivere mesi, senza mai uscire. Vieni via un attimo da lì, perché non mi piace, ho paura che ci spari addosso. Vieni qua. No, l'avrebbe già fatto. Se lui ha detto che non c'è più niente, significa che quello che c'era lui lo ha spostato da qualche altra parte. Oppure potrebbe voler dire che lui ha consumato tutto quello che c'era. Ma allora non c'era molto, perché lui sarà sparito da un paio di settimane. Prima era in giro con noi. Non so, non riesco a capire, ma... Ci deve essere dell'altro, ne sono sicura. Senti, vogliamo provare ad arrivare fin dove era lui? Io sono pronto anche a sparargli, se mi trovo nella situazione. Assolutamente, al 100%. Sono pronto a bucargli la testa, guarda. Dopo tutto quello che ci ha fatto, dopo tutti i mesi in cui mi ha rubato tutto quello che portavo dentro, e quando io ho preso qualcosa mi ha accusato di essere un ladruncolo. Certo, ho rubacchiato, sì, ma per sopravvivere. L'avrebbe fatto chiunque. E poi oltretutto lui si teneva praticamente tutto quello che gli veniva portato. Comunque ha mentito, perché qui qualcosa c'è. Certo, sì, ci sono dei messaggi, dicono queste scorte non basteranno. Probabilmente è vero, dipende da quante persone c'erano dentro. Se erano in tanti, effettivamente queste scorte non sarebbero durate in eterno. Però c'erano diverse scatolette, Anna, nuove, piene. Ho come l'impressione che lui si riferisse a qualcos'altro, non scorte di cibo. Può essere. Urca, ci sono anche delle armi. Guarda che bella questa, questo è un mitragliatore. Porca miseria, questo non è niente. Assolutamente no. Beh, più prezioso di armi e cibo, cosa potrebbe essere? La cura? Mi sembra strano. Può essere. Ma lui non ne avrebbe avuto bisogno, lui non è mai stato infettato, figurati. Beh, avere la cura quando non sei infettato ti dà una sicurezza in più quando esci là fuori. Senti, vorrei che questo lo tenessi tu, d'accordo? Mi raccomando. Sei sicuro? Sì, sì. Al 100%, mi fido di te ormai, ho capito che sei una persona di cui posso avere la massima fiducia. Su di te non ho grazie. Dubbi. Grazie, e sappi che la cosa è reciproca ormai. Lo avevo intuito, me ne sono grato. Tieni, prenditi anche questo, lo portiamo all'accampamento, questo, di questi colmirino. Anche perché ci fanno comodo. Sì, ne stiamo trovando tanti, però non ce ne sono mai abbastanza, perché sono molto utili per uccidere gli zombie da lontano. Non mi pare che ci sia altro, però tra gli oggetti c'era una chiave. E potrebbe essere la chiave per aprire... Magari è la porta dove era lui. Questa porta, esatto. Proviamo? Prova. Sì, era la chiave giusta. Ok, occhio, da qui in poi... Potrebbe occhio. Esserci lui dietro ogni angolo. Sì, potrebbe essere qua. Sono altre guardie morte, cioè lui si è salvato, ma tutte le sue guardie sono morte. E c'è un sacco di altra roba. Siringhe di adrenalina, bendaggi... fasciature, cerotti, di tutto. Un apriscatole. Porca miseria, questa è roba. È utilissima. Lion, ormai mi sembra sempre più chiaro. Lui ha trovato qualcosa qua dentro di inestimabile. Sì, non il cibo, non le armi, qualcosa di molto più importante. E se l'è portata via, perché se ci fosse stato ancora ci avrebbe sicuramente venuti a sparare. Chico? Lion, ti prego, no, Lion, veramente, ti prego, salvami, ti prego. Ma da quanto cavolo di tempo sei stato qua dentro? Da quanto tempo è? Io non lo so, me lo devi dire tu. Sei sparito da giorni. Ho perso il conto dei giorni. Saranno passati 6-7 giorni e tu sei sempre stato dentro una gabbia con una sedia e basta. Lion, ti prego, non mi sta dando da mangiare. Aspetta. Da settimane, da giorni, ho perso il conto. Vieni, esci, vieni, oh, grazie esci. Mille. Porca miseria, brutto mostro. Tieni. Mangiati, non c'ho molto grazie, al momento però. Grazie mille, guarda me lo conservo, grazie no, mille. No, prendi anche questo. Oh, grazie. Ok, ascoltami, è stato il generale a farti questo. Tu non puoi capire cos'è successo. Io ti stavo aspettando in quell'accampamento. Mi sono appisolato un attimo, mi sono svegliato qui dentro con un dolore alla testa. Mi ha colpito lui. Brutto, e poi lui, schifoso. Lui veniva sempre qui a parlare con i soldati e li uccideva pure. Li ha uccisi uno lui? Poco fa ne ho ucciso uno, l'ho visto. Non ci posso credere, ecco che perché. Che motivo aveva di uccidere i suoi soldati? Era arrabbiatissimo, stava cercando qualcosa. Qualcosa. Allora, qui dentro c'è una radio con un microfono, quindi probabilmente gli serviva per... delle telecomunicazioni. Aspetta un attimo, ma non è che questo oggetto che ho trovato io è una specie di radio? Perché si assomiglia un po' a una ricetrasmittente. Effettivamente sì, fatta strana, ma sì. Sì, è un po' strana, però potrebbe essere tipo un walkie-talkie, no? Non so, magari lui lo usava per parlare con una delle sue guardie, per dare ordini da lontano. C'è anche una televisione. Al momento non trasmette nulla, però magari un segnale di emergenza, qualcosa del genere. E anche dei colpi. Colpi della sua arma. Questo ormai ce l'ho io. Però rimane strano. Se non voleva i colpi per l'arma, non voleva armi, non voleva cibo, non voleva provviste.
Però aspetta, se lui era così arrabbiato, significa che quello che cercava non qui non trovato. C'era già più. Brava, è vero, era Vabbè, arrabbiato. Io non no? so cosa cercava. Parlava solo di qualcosa, ma non sentivo tanto. E se magari stesse cercando la cura? Ma ovviamente la cura non è qui. Ma noi sappiamo dov'è. Perché abbiamo delle coordinate lasciate da quel padre che è diceva vero. Che poteva curare la figlia, no? E aveva lasciato le coordinate dove segnava questo punto. Potrebbe essere lì. Quindi lui era arrabbiato perché qui dentro non ha trovato nulla. E ha ucciso le guardie. E quindi gli infetti sono entrati attirati dal fatto che le guardie non c'erano più, erano morte. I morti in questo li caso noi siamo un passo avanti a lui. Sì. E dovremmo andare prima che lui scopra le coordinate. Noi abbiamo le coordinate, lui no. C'è anche un computer, un sacco di documenti. Beh, qui è un po' strano. Ascolta, Cicco, ti chiedo un favore. So che sei provato, so che il momento non è dei migliori. Sono molto debole, però dimmi. Puoi mangiare. C'è anche altro cibo qua dentro, è pieno. Non l'ha toccato quell'idiota. Comunque, ti chiederei di scandagliare questo posto, di rivoltare le casse e i documenti da cima a fondo. Devi scoprire che cosa stava cercando il generale. E se possibile anche quali sono i suoi piani da ora in poi. Dopodiché, va bene, Lion. Ascoltami bene, questa è la parte più importante. Tutti noi ci siamo spostati, non siamo più alla base del generale adesso. Ma meno male, dove siete? Devi imbroccare la strada, quella che gira a destra, ok, dall'accampamento. E devi andare dritto, sempre dritto. Vedrai che c'è qualcuno su una torretta di osservazione, ok? Fai gesti, fai capire che sei vivo, parlaci, perché potrebbero spararti a vista. Ma non è come la scorsa volta, mi accoglierà questo, sì? Sì, ti accoglierà, lo conosce, è uno dei ragazzi con cui ci siamo incontrati tempo fa. Mi raccomando, vai lì e aspettami. Andiamo Anna, vieni. Dobbiamo andare fino in fondo a questa cosa, per forza. O noi o lui. Io onestamente non so cosa pensare adesso. Senti, prima di tutto pensiamo a eliminare questi perché continuano ad entrare. Stanno continuando ad entrare. Beh, ovvio, eh. Abbiamo visto che questo posto era sicuro. Probabilmente avevi ragione tu. Non era del generale questo posto, era di qualcun altro. Soltanto che poi il generale è entrato cercando chissà che cosa. Ha ucciso tutti. E li ha uccisi tutti quanti. E poi ha ucciso pure le sue guardie. Sperando che non abbia dato lui le informazioni che voleva. Nah, non credo. Informazioni no, lui non ha nulla. Perché altrimenti se avesse avuto qualcosa ci sarebbe andato già. E io non è credo vero. Che ci sia andato. Penso che e adesso non avrebbe lui... sicuramente ucciso le sue guardie. Sì, infatti, non si sarebbe arrabbiato a quel punto. Credo che lui adesso sia tornato dentro l'accampamento. Quindi quello che noi dobbiamo fare è prendere il via e allontanarci in fretta, prima che arrivi. È cosa che farei subito, vieni con me. Lion, ma sei sicuro di voler andare già? Sì, no, è per forza, Anna, per forza. Metti che ci sta seguendo. Non credo. Lui non sa che noi sappiamo qualcosa. Noi per lui siamo... Hai sentito quello che mi ha detto, no? Che sono un pusillanime. Sono solo dei ladruncoli alla fine. Un ladruncolo mi ha detto che sono. Aspetta che... Togliti, occhio. Stai attento. Sei sicuramente una persona fedele e di cui ci si può fidare. Ma verso la tua vita non sei per niente parsimoniosa. Non ti Scusami devi mai che ci attaccano da ogni lato. Non ti devi mai mettere nella linea di fuoco. Mi raccomando, Anna. Stai tranquillo, è stata una svista. Ok, occhio a quelli. Io direi che non vale neanche la pena fermarci comunque, perché ce ne sono tanti. Se ci fermiamo a ucciderli tutti qua va a finire che ne attiriamo solamente degli altri. Esatto, ci moriamo noi più che altro. Quindi conviene continuare ad andare. E in teoria dovremmo trovare le coordinate da questa parte. Mi sono studiato abbastanza bene quel messaggio con quei numeri scritti, no? E dovrebbe... Ma pensi che ci sia un punto di riferimento, qualcosa? Guarda, la direzione è questa. Ci sono un sacco di infetti qui, eh. Questo è un segno che probabilmente qualcuno c'è passato. Qualcuno li ha attirati prima, eh. Io mi auguro che non incontreremo il generale che ci ha preceduto. Lo spero con tutto il cuore. No. Però non si può mai sapere. Aspetta un attimo che qua... Lion, ne stanno arrivando anche di più. Lo so. Ce ne sono un bel po', eh. Poi ci seguono. Sembra che sentano il nostro odore. Sembra che lo percepiscano anche a distanze molto, Guarda molto lì. Elevate. Guarda quanti. Alcuni sono più brutti degli altri. Alcuni probabilmente sono, mamma mia, più sporchi di altri. Forse sono vivi da più tempo, sono infetti da più tempo, sono mostri. Guarda lì, sono marciti. Decomposti da più tempo. Comunque credo che questo sia il posto che cercavamo, eh. Vedi, è una grande struttura tipo bunker. Sembra una base sotterranea. Eh sì. E anche qui è scavata nella montagna. Guarda un po', i soldati. Non so se sono sempre quelli del generale, però a me pare di sì. L'uniforme è la stessa. E sento anche delle esplosioni, dei rumori. Forse era una granata Magari fumogena. Magari stanno continuando a combattere? Sì. Allora, noi non siamo seguiti. Do anche un'occhiata più approfondita, però sono abbastanza sicuro. Ci sono un paio di infetti che forse stanno seguendo le nostre Poi tracce. Poi che me ne occupo io? No, no, stai tranquilla. Finché restiamo qua dentro è improbabile che loro ci seguano. Quindi va bene così.
Dobbiamo preoccuparci invece di quello che c'è dentro questo posto. Eh sì, perché ci sono infetti. E secondo me ci sono anche guardie qua dentro. Ci devono essere delle persone, qualcuno deve essere entrato. Ma tu dici che questo potrebbe essere... Ha l'aria di un ospedale segreto, guarda. Muri bianchi. Sembra un centro di ricerca. Potrebbe essere il posto che cerchiamo, Di solito sono delle strutture che fanno sempre sottoterra, anche per via della temperatura. Sai cosa ti dico? Ho un'idea. Volevo un'occasione per mettere alla prova quei due rivoltosi, i due banditi, no? Che sono arrivati. Questo posto è grande. Li porto qua. Li porto qua e li faccio combattere. Così ci rendiamo conto. Sei sicuro? Prima o poi dovremmo fidarci, no? È una buona occasione questa. Noi sappiamo più di loro. Ma potrebbero trovare qualcosa di importante e tenerselo. Loro non sanno cosa ci può essere qua dentro. Noi sì. Quindi non sanno neanche cosa cercare. Faranno quello che gli diciamo. Altrimenti se ne torneranno in prigione per sempre. Ok? Va bene. Li vado a prendere. Tu aspettami qui. Aspetto qui. Non ti muovere da qui, ok? Non mi muovo, tranquillo. Stai attento. Ma che vuoi che facciamo qua dentro? Allora state in campana. Ricordatevi che possiamo lasciarci le penne tutti e tre. Ok? E c'è anche Anna. Più, dici? Quindi potremmo lasciarci le penne tutti e quattro per colpa vostra. E io non lo permetterò. Se vi dimostrate pericolosi, vi uccido, ok? Non lo siamo, non lo siamo, tranquillo. Venite con me allora. Anna, li ho portati, Deve essere... Porca miseria, deve essere entrata da sola. Mannaggia, non ci voleva. Vabbè, non fa niente ragazzi, tranquilli. Dobbiamo trovare un modo per entrare anche noi. E secondo me... Ma cosa c'è qui? Cosa c'è? Dici! Non vi interessa, non dovete fare domande. No, come no? Ma che posto è? Guarda qua. Quanta roba, tocca! Faccia al muro tutti e due. Allora, devo ammazzare uno di voi immediatamente? No! Faremo i bravi, Devo ammazzare uno di voi subito? No, assolutamente no! Devo ammazzare uno di voi subito? No! Ok. Allora, vediamo di calmarci. Di fare quello che vi dico io. E nessuno si farà male. Se disubbidite un'altra volta, ammazzerò uno di voi, ok? Siete il capo! Va bene. E non fate domande. Più. Fatemi guardare a me. Io controllo nelle casse. Voi state appresso, se avete fame me lo dite e io vi darò da mangiare, non voglio tenervi affamati. Stanno arrivando! A quanto pare questo posto è stato abbandonato. C'è un ordine di evacuazione, probabilmente era una struttura governativa, qualcosa del genere. State fermi! State dove vi posso vedere! Venite. Guardavamo la porta! Sì, guardate la porta, vi faccio vedere la porta da terra, se non vi sbrigate. Venite con me. Apriremo questo posto. Probabilmente c'è dentro qualcosa che a me serve. Attenzione, ci sono anche degli infetti. Fatevi vedere. Bravi. Ci siamo noi. Bravi, siete qui per questo. Fatevi vedere combattivi, mi raccomando. Lo saremo. Questo posto è pieno di risorse. Pieno, ce n'è talmente tante che potrei condividerle con voi e averne comunque un sacco. Ragazzi, abbiamo finito di aver fame. Ci piace. Oh, sarebbe buonissimo. Ma ragazzi, ce ne sono veramente tante, non sto scherzando. Bisogna riuscire a sistemare bene questa chiave adesso, perché dobbiamo aprire questo bunker. E secondo me qua dentro c'è qualcosa. Sembra una porta molto resistente, questa. Sì. Ci deve essere un punto dove piazzare. Potremmo provare ad andare di sopra, però. Perché magari la chiave serve per un'altra apertura. Venite. Attenzione, ci sono degli infetti. Ci pensiamo noi. No, quanto mi piace. Bravi. Apprezzo questo vostro aiuto. Ancora sì. Bravi, continua. Ok. Forse la vostra follia, tutto sommato, potrebbe avere un'utilità. Guarda qui dentro. Forse la chiave serviva per questa porta e non per queste. Potrebbe essere. Proviamo. Sì. Qua apre. Venite, entrate pure. Attenzione, non toccate nulla, mi raccomando. Ho dei documenti, non toccherò nulla. Allora, questo posto mi sembra un laboratorio di ricerca, effettivamente. Però quello che mi preoccupa è che ancora non abbiamo trovato Anna. Ok, facciamo così. Voi due, aspettatemi fuori da questa porta. Fermi! Resteremo qui! Idioti. Anna mi preoccupa. Non sarebbe dovuta andare via da sola. E mi aveva promesso che non l'avrebbe fatto, quindi... Perché non è qua? Vabbè, non voglio pensare al peggio. Le ricerche non procedono, così non troveremo una cura. Ma quindi qui stavano cercando una cura, siamo nel posto giusto. E provavano a fare esperimenti sugli infetti. Miseria. Entrate, imbecilli, venite qua. Oh, eccoci! Cosa ti serve? Guardate. Questi fanno schifo. Perché anche a voi, vero? Ma che roba è? Questa è una bella domanda. Ne avevate mai visto uno così, come questo qua al centro? Ma neanche questo, mai! Cosa sono? Non ne ho idea. Non li avevo mai visti neanch'io. Anche questo, sì, questo qua, guardate. Sembrano più evoluti. È tutto pazzo come noi! Questo si arrampica, ragazzi. Questo è pericolosissimo.
Uno così è incontenibile. Cioè non ma ci sono che recinzioni che tengano. Ma qua dentro? Uccidiamolo. No, non ha senso. Se ce n'è uno potrebbero essercene altri in giro. Quindi ucciderne uno non ha senso. Oh no. Secondo me questo era un posto di ricerca e stavano cercando di trovare una cura studiandoli tutti. E quindi li hanno catturati. Hanno catturato uno di questi che sono quelli normali. Uno di questi che non ho idea di cosa sia, ma sembra tipo ferale questo. È uno più di questi. Più forte. Questi e sono più agili. Bestia. Questo è tipo incrociato con una scimmia. Guardate come si arrabbia. Corre anche, si arrabbia. Questo è tremendo. Non puoi stare in alto. Sì. Venite, ci sono altri piani comunque. Dobbiamo continuare a salire e dobbiamo trovare Anna. Io chi ci tengo Anna, a lei. Chi è? È quella con cui andavo in giro l'altra volta. Mi accompagno a lei da un po'. La signorina. Sì, esatto. Ah, la ricordo, sì. Eccola. Siamo noi, Anna, tranquilla. Oh mio Dio, che paura. Ciao. Ok, poi mi spiegherai perché sei entrata da sola, porca miseria. Ma non è adesso il momento. Ma sei matto? Ma hai visto cosa c'era là sotto? Non c'era niente là sotto, Anna. Quando ma siamo arrivati noi non c'era niente. Ma come, era pieno zeppo di infetti. Ma non... Qualcuno deve averli uccisi perché non c'erano più. Comunque non qualcuno è importante. Qualcuno l'ha ucciso io, poi sono dovuta tornare su. Ascoltatemi, siamo tutti uniti adesso, questo è buono. Ma la cosa pericolosa deve ancora arrivare. Perché qui dentro per ora non abbiamo ancora trovato la ragione per cui siamo venuti. E a noi serve. Anna, tu hai visto qualcosa qua dentro? No, non ho visto niente, solamente porte chiuse. E lì c'è un elicottero, ma pieno zeppo di infetti. Fammi, ma pieno. Fammi dare un'occhiata. Ma siamo noi? No, aspettate. Potrebbe essere un elicottero medico. Quindi forse avevano trovato la cura all'ultimo momento, prima di finire l'elettricità, la prima cura? Di essere invasi. Sì, la cura. E forse la volevano portare da qualche parte per amministrarla con l'elicottero. Quindi c'è ancora una possibilità che la cura non possa essere là fuori sul tetto. Però là fuori sembra di vedere che ce ne sono tanti. Lion, sono troppi. Siete pronti a combattere voi due? Prontissimi, andiamo, dai! Ok, vedi che si rendono utili comunque. Sono in gamba, sono coraggiosi. Grazie. Piacere. Allora, vi faccio uscire. È la vostra missione, ok? Dovete liberare il tetto. Vi lascio uscire e voi tornate. Fidati. Quando l'avrete pulito, ok? Non voglio sentire volare una mosca. Non voglio sentire risate, non voglio sentire urli sguaiati. Non voglio sentire niente. Uscite, silenzio, liberate il tetto. Venite a bussare quando avete finito. Andate. Andiamo. Sono validi. Li metterò alla prova con questo test. Ti fidi? Come si sono comportati? Finora sono stati bravi. Hanno fatto quello che gli ho chiesto. Ridono come degli pazzi sguaiati. Ma non è quello che mi preoccupa di più. Vieni. Mentre loro lavorano là fuori, e sono sicuro che ce la faranno, ti faccio vedere un'altra cosa che abbiamo trovato. Vieni. Guarda qua. Che cos'è? Questa è l'aula di ricerca dove facevano degli esperimenti. Sicuramente il laboratorio procede ancora verso sotto, e probabilmente le stanze più importanti sono nel seminterrato. Quindi dovremmo scendere tutte le scale e immergerci sottoterra. Cosa diavolo sono quelli? Però questi sono veramente raccapriccianti. Guarda questo e quest'altro. Guarda questo. Oh mio Dio, ma si arrampica! Si arrampica. Non ho idea di come faccia, ma Laia, non c'è possibilità di proteggersi da uno di quelli. È impossibile. Infatti sono molto preoccupato. Se questi arrivano al nostro campo, abbiamo finito di sopravvivere, Anna. Però adesso pensiamo ad altro, ok? Dobbiamo trovare la cura. Ci serve. Andiamo. Torniamo come sul tetto. Come facciamo a trovarla? E poi, se non è lì, deve essere per forza nel seminterrato. Io non posso credere che non siano riusciti a trovare nulla. Anche fosse un progetto incompleto, ma qualcosa devono aver fatto.